Eccoci, buongiorno a tutti. Siamo in diretta con la console Gaia Danese. Questa intervista ha creato molte aspettative, quindi siamo molto contenti di poterla avere qui con noi per rispondere alle domande che la comunità si sta aspettando, la comunità italiana. Quindi io, Gaia, se tu sei pronta, partirei subito con la prima domanda, che è quella che insomma anche gli ascoltatori hanno potuto leggere in anteprima, e cioè un po' il bilancio di qual è stata la situazione del Covid per il consolato e per gli italiani che volevano venire in Spa volevano tornare in Spagna o dalla Spagna andare in Italia. Buongiorno, buongiorno Augusto, buongiorno a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori di questa intervista. Sono molto grata Augusto per aver creato questa opportunità che credo sia particolarmente importante proprio in questo momento storico così difficile, in questa emergenza che speriamo stia volgendo alla fine. E quindi ovviamente estremamente pertinente la tua domanda perché è importantissimo fare un primo bilancio del lavoro di questi ultimi mesi e della situazione in cui ci siamo trovati. In primo luogo io vorrei sottolineare che la Spagna e in particolare Barcellona e Madrid sono state delle realtà profondamente colpite da questa terribile pandemia, anzi in italiano pandemia, io ormai non Pandemia, esatto. so, sono quasi più spagnola che italiana, per carità, voglio dire, mi sento ormai di appartenere a questi due territori contemporaneamente, dato che sono ben 8 anni che lavoro in questo splendido paese. Quindi dicevo, ha colpito, come sappiamo, circa 280.000 persone, quindi dei numeri vicini a quelli italiani, e tra i più alti al mondo, anche per percentuale rispetto alla popolazione. Abbiamo vissuto proprio per questo un particolare stress sui servizi consolari, quindi è vero che è stato uno shock simmetrico che ha toccato tutti i paesi e tutte le realtà, ma è anche vero che il nostro consolato e soprattutto il consolato di Barcellona e tutta la zona del Levante della Spagna è stata quella sottoposta al maggiore stress per un motivo molto preciso. Noi siamo una terra di scambio continuo. Di andare e venire tra l'Italia e la Spagna quotidiano. Quindi, da un lato, il trauma dell'aver visto interrotti i contatti tra persone che avevano la famiglia per metà qui, per metà in Italia, il lavoro per metà qui, per metà in Italia, e dall'altro, appunto, una situazione di incertezza perché le due normative che si sono andate a intersecare, la normativa italiana e quella spagnola, e che dal consolato abbiamo dovuto cercare di interpretare e di rendere più facilmente comprensibile ai connazionali. Quindi da parte nostra abbiamo messo a disposizione, e sono ancora attivi, un indirizzo mail dedicato, barcellona.coronavirus@esteri.it, e due numeri di telefono. Questi servizi sono disponibili dalle 9 alle 21 i telefoni, lo sono stati anche fino alle 22 nel momento più forte dell'emergenza e in realtà H24 perché abbiamo risposto in continuazione a richieste di aiuto. E la mail, diciamo più o meno le risposte sono tra le 9 del mattino e le 20 della sera. Attraverso questi telefoni, vi voglio dare dei numeri importanti, noi abbiamo risposto a più di 13.000 telefonate e a più di 8.000 mail, fornendo assistenza a moltissimi connazionali che volevano fare rientro in Italia. E anche siamo attivati per sostenere le persone in stato di indigenza che avessero bisogno di aiuto. In generale, da tutta la Spagna abbiamo risposto a 40.000 chiamate. E oltre 30.000 email, quindi il lavoro insieme all'ambasciata di Madrid è stato enorme.
Per quanto riguarda l'assistenza ai connazionali, sulla quale poi torneremo in modo più preciso, però voglio già dire sin da subito che siamo stati sostenuti da realtà molto importanti della società civile, come la comunità cristiana. Voglio citare e ringraziare Don Luigi Subelli, che si è messo sin da subito alla disposizione per dare un aiuto concreto ai connazionali, dialogando con noi. Poi per esempio abbiamo avuto un bellissimo gesto di solidarietà da parte di molti chef italiani di grande livello, residenti qui a Barcellona, che si sono uniti all'iniziativa dell'Avanguardia Comer Contigo, rivolta a tutte le persone, quindi non solo gli italiani, ma tutti gli indigenti, per poter offrire loro dei pasti durante l'emergenza. Noi abbiamo lavorato molto anche sulla sezione emergenza Covid del sito internet, in modo da fornire in tempo reale tutti gli aggiornamenti sia delle normative italiane sia di quelle locali. Il sito ha ricevuto più di 300.000 visualizzazioni in questi mesi. Abbiamo poi lavorato con molte compagnie di trasporto, sono stati realizzati circa 70 voli speciali per il rientro dei connazionali e abbiamo lavorato tantissimo con le compagnie di navigazione, in primo luogo con la Grimaldi, che, alla quale anche va un mio ringraziamento particolare, perché la Grimaldi non ha mai smesso di navigare, non ha mai smesso di trovare soluzioni, e anche Grandi Navi Veloci, con la quale abbiamo collaborato benissimo. Importante dire che purtroppo c'è stata una difficoltà sui prezzi dei biglietti aerei per il rientro in Italia, che è ancora rispecchiata nelle tariffe, per esempio, che sta praticando l'Italia e che sono state giustificate dalle compagnie aeree in base alla necessità di mantenere il distanziamento. Non sono prezzi che ha deciso il consolato, su quali il consolato avrebbe mai potuto influire. Tant'è vero che invece Grimaldi e Grandi Navi Veloci hanno continuato a praticare dei prezzi normalissimi, potendo mantenere facilmente le distanze data la grandezza dei vettori e l'ampiezza dei vettori, no? Quindi fondamentalmente dalla metà di marzo, quando è scoppiata l'emergenza, ad oggi abbiamo rimpatriato da Barcellona e Valencia più di 8.000 connazionali. Mentre dalla Spagna in totale stiamo parlando di 17.000 persone. Questo numero è importante, ci torneremo dopo. Adesso io mi fermo per darti la possibilità, certo, magari di approfondire e di farmi qualche altra domanda. Certo, quindi volevo dire, in questo momento in Italia sappiamo che già hanno riaperto le frontiere, quindi la Spagna lo farà un po' più tardi, quindi in questo momento, fino a quando la Spagna non riaprirà le frontiere, qual è la situazione per gli italiani che si vogliono spostare tra l'Italia e la Spagna? Allora, la situazione è resa un pochino complessa da questa simmetria nell'apertura, per cui al momento, come dicevo prima, Grimaldi sta funzionando e sta funzionando anche l'Italia, però esiste al rientro, qualora si volesse viaggiare per poi ritornare in Spagna, esiste il problema della quarantena, che è ancora prescritta dalle autorità spagnole. Quindi questo lo devono sapere i connazionali. Le informazioni sono comunque pubblicate, anche le novità, in tempo reale sul nostro sito. Quindi io consiglio di guardare sempre con attenzione il sito del consolato, il sito dell'ambasciata, le fonti ufficiali del governo spagnolo e anche della Generalità catalana, nel caso si fosse a Barcellona, o la valenziana se si è a Valencia, insomma, perché poi abbiamo anche delle asimmetrie tra le comunità autonome. Per esempio le Baleari stanno già ben avviate nella fase 2, mentre qui siamo ancora nella fase 1 punto qualcosa. Quindi insomma bisogna purtroppo stare molto attenti, perché le situazioni cambiano di giorno in giorno. Ora abbiamo visto ieri, no, è la notizia che viene confermato lo stato di emergenza fino al 21 giugno, ma ancora non sappiamo se il 21 giugno sarà eliminata l'obbligo di quarantena. Stiamo aspettando di capirlo, perché dovrebbe essere un decreto nel prossimo Consiglio dei Ministri del governo spagnolo, quindi l'8 mi pare, martedì prossimo, no? Bisognerebbe stare attenti a vedere che cosa decide il governo qui in merito alle misure da applicare nelle nuove fasi. Certo, quindi diciamo ci sono state delle domande che ci sono arrivate e che ti ho trasmesso, che tu hai già risposto, quindi come contattare il consolato, hai dato un'email, il telefono e tutte queste informazioni comunque sono
reperibili sulla pagina del consolato che potete leggere sotto, che quindi che comunque gli italiani già conoscono. Quindi sul sito web possono trovare sia il numero di telefono che la mail a cui scrivere per qualsiasi informazione. E continuiamo quindi con la nostra scaletta, parlando appunto di quegli italiani che si trovano in difficoltà a causa appunto del coronavirus, per aver perso il posto di lavoro, per avere delle difficoltà, insomma, quindi un po' le categorie più deboli della comunità italiana. A questo punto, a questo riguardo, il consolato ha preso qualche iniziativa o, diciamo, ha dei contatti per dare una mano a queste persone? Sì, appunto accennavo prima ad alcune iniziative di solidarietà, ma ci sono anche delle iniziative governative. Intanto il decreto Cura Italia ci ha permesso, in deroga alla normativa vigente, fino al 31 luglio 2020 di poter dare sussidi anche ai non residenti AIRE. Questo è molto importante, soprattutto in Spagna, dove ci siamo trovati di fronte a tante situazioni di persone che erano venute a lavorare nel settore del turismo, della ristorazione, quindi temporaneamente, e non si erano neanche iscritti all'AIRE, e che hanno avuto bisogno, trovandosi senza lavoro, di un aiuto per rientrare in Italia. In questo modo noi abbiamo potuto sostenerli, per esempio acquistando loro il biglietto aereo o il traghetto, e stiamo continuando a sostenerli. Ritorno sulla collaborazione con la missione cattolica di Don Luigi Zubelli, perché con lui abbiamo avviato un progetto molto bello anche per dare sostegno alle ditte italiane importatrici di prodotti italiani qui, ai ristoratori italiani che sono rimasti con molti stock invenduti a causa della crisi e della chiusura delle attività. E quindi abbiamo creato un sistema per utilizzare queste merci invendute mettendole a disposizione delle persone indigenti. Quindi questa è stata un po' un'iniziativa innovativa che tra l'altro è stata anche molto lodata dal Ministero come appunto un'idea nuova, diversa, che ha la doppia finalità di sostenere gli italiani indigenti e di sostenere anche le imprese italiane del settore della gastronomia, che si sono trovate in grossa difficoltà. Poi abbiamo anche sul nostro sito tutte le informazioni relative al reddito di emergenza, che non so se tutti i connazionali sanno, il reddito di emergenza è un sostegno straordinario decretato dal governo italiano, al quale possono accedere anche gli italiani all'estero che facciano rientro definitivamente in Italia. Quindi entro il mese di giugno, se decidono di trasferire nuovamente la residenza in Italia, proprio perché hanno perso qui il lavoro, non hanno prospettive di ritrovarlo, possono rimpatriare. E avranno diritto al reddito di emergenza. Le domande vanno presentate entro questo mese di giugno, quindi raccomando ai connazionali in stato di necessità di consultare il sito e di documentarsi bene su cosa bisogna fare per presentare questa domanda. Benissimo. Queste sono le iniziative principali. Ecco, io approfitto perché ho visto qualche commento, quindi ricordo che gli italiani che arrivano in questo momento in Spagna dovranno fare la quarantena fino a quando la Spagna non aprirà le proprie frontiere. Quindi, diciamo, ci si può spostare, ma nel caso della Spagna, per l'Italia non c'è nessun problema, però in Spagna ancora esiste l'obbligo della quarantena fino a quando non verranno sbloccate le frontiere. Questo l'avevamo appena detto, ma lo ricordo vedendo appunto alcuni commenti che le persone stanno facendo. Io passerei a questo punto alla prossima domanda, che è appunto parlare degli uffici consolari, qual è il calendario di riapertura e in che modalità. Quindi dici un po' come dovranno comportarsi le persone che vogliono venire in consolato, quando lo potranno fare e come. Sì, credo che sia importante soffermarsi bene su questo aspetto della funzionalità degli uffici, perché anch'io ho visto vari commenti, varie richieste di chiarimenti, preoccupazione nei connazionali, nei commenti alla notizia di questa intervista. Ci tengo molto a dare una comunicazione chiara su questo aspetto e vorrei proprio partire dalla riflessione su queste 8.000 persone che abbiamo rimpatriato dalla nostra circoscrizione consolare, che ci danno una misura di
quante persone non iscritte all'AIRE noi comunque dobbiamo aiutare, alle quali dobbiamo dare i nostri servizi consolari. Quindi se vi fate un conto rapido, oltre ai nostri 100.000 iscritti all'AIRE, ce ne saranno almeno altri, ma minimo 10.000, dei quali 8.000 sono rientrati in Italia, tra Erasmus, persone qui temporaneamente, che non si iscrivono all'AIRE e che sono emersi proprio grazie a questa situazione, per esempio, no? Quindi notate la enorme quantità di persone alle quali noi dobbiamo offrire servizi. A questi andrebbero uniti i turisti, che in questo momento non stanno venendo, però normalmente, soprattutto a Barcellona, è tutto l'anno abbiamo un flusso turistico continuo, con tutta una serie di problematiche di assistenza da risolvere. Tutto questo con un consolato che è ben noto a tutti, è estremamente sottostaffato, nonostante io abbia provveduto durante quest'ultimo anno ed abbia ottenuto un aumento dello staff, che però più che un aumento quantitativo è stato un aumento qualitativo. Siamo passati da 17 persone alle 24 di pieno organico, con una veramente lotta passo a passo. Abbiamo finalmente una console, oltre a una console generale, che lavora in modo indefesso e che penso che ci stia ascoltando in questo momento, e vorrei ringraziarla pubblicamente per il lavoro che svolge. Alessandra è una collega straordinaria e sta facendo un lavoro di razionalizzazione indispensabile, quindi lo voglio riconoscere pubblicamente. Quindi dicevo, noi siamo risaliti a quello che era l'organico originario di questa sede. Un organico che originariamente intorno agli anni 2000 serviva a 15.000 persone. Oggi questo stesso organico, finalmente reintegrato, serve più di 100.000 iscritti, almeno 10.000 passeggeri e valanghe di turisti. Quindi questo è il quadro. Detto questo, però, poi ci torniamo anche un po' più nello specifico, io sono molto felice del fatto che riapriremo al pubblico. Anche questo è stato un lavorone, perché noi abbiamo tentato di... sono già 3 settimane che tentiamo di riaprire al pubblico, ma la normativa locale non ce lo consentiva, data ancora la situazione di fase zero. In più dovevamo poter garantire tutta una serie di misure di distanziamento e di sicurezza che c'è stato bisogno di organizzare e di affrontare. Quindi finalmente, dall'8 giugno, e vi assicuro che il personale stava premendo per tornare in ufficio. E anche sul personale voglio dire una parola. Il nostro personale, che purtroppo è lì allo sportello e si trova molto spesso in situazioni di stress e di difficoltà, perché ci rendiamo conto che la frustrazione del connazionale su alcune pratiche che hanno tempi lunghi o che hanno difficoltà burocratiche, poi viene ovviamente riversata su chi sta di fronte lì allo sportello. E io vorrei dire che il nostro personale ha mostrato in questi mesi una resilienza, una capacità di reazione, di adattarsi a una modalità di lavoro nuova, veramente straordinarie. Sono stati 24 ore al giorno, noi lavoravamo, mi piace raccontare questi retroscena perché rendono più umano anche il nostro lavoro. Noi non solo lavoravamo al telefono tutto il giorno, ma lavoravamo anche su gruppi WhatsApp con i consoli onorari, che hanno svolto un ruolo anche loro meraviglioso, e anche a loro sono estremamente grata. Quindi lavoravamo con una chat con i consoli onorari, una chat con l'ambasciata, una chat con il personale interno del consolato, una chat con l'Istituto Italiano di Cultura, riunioni su Zoom in continuazione per riadattarci all'evolvere della situazione. Quindi immaginatevi tutto quello che abbiamo dovuto mettere in piedi. Detto questo, noi abbiamo anche potuto, e tuttora le persone che hanno un'urgenza si possono rivolgere al consolato, abbiamo fatto EPD, abbiamo fatto atti notarili, abbiamo fatto tutta una serie di atti che era necessario e improcrastinabile fare, abbiamo fatto anche passaporti che erano improcrastinabili e anche carte d'identità improcrastinabili, quindi siamo riusciti comunque a lavorare in smart working, ma anche a dare quei servizi minimi essenziali. Abbiamo avuto grossi problemi non avendo a disposizione l'accesso agli strumenti informatici. Questa è un'altra cosa importante che i connazionali devono sapere.
Le reti interne con le quali noi ci colleghiamo all'anagrafe, con le quali ci colleghiamo ai comuni, non sono reti che si possono utilizzare da casa per ragioni di sicurezza, di protezione dei loro dati personali. Quindi non è che è stato automatico poter da casa riuscire a vedere le loro posizioni. Siamo riusciti, grazie anche a un grande lavoro della Direzione Generale a Roma, che ringrazio in particolare il Direttore Generale Vignali, che è stato incredibile per capacità creativa anche di trovare soluzioni, di stare accanto a tutti i consolati, non solo quelli di Barcellona, suggerendo in continuazione modalità per adattarci alla situazione e strumenti, offrendoci strumenti. Qui dicevo, piano piano siamo riusciti anche a recuperare alcuni strumenti informatici da casa, e comunque noi è già da settimane, da varie settimane, anzi forse siamo stati chiusi veramente, proprio completamente chiusi, pochissimo tempo, quello proprio più tremendo dell'emergenza, ma poi abbiamo ricominciato a lavorare in back office con piccolissimi turni. Quindi portando avanti il lavoro che si poteva in consolato secondo le direttive che ci venivano date a livello sanitario e di sicurezza. Ora riapriremo al pubblico, potremo consegnare i documenti che sono stati lavorati per ora solo in back office, quindi noi abbiamo fatto tutto un lavoro preparatorio, non è che siamo stati con le mani in mano, adesso siamo pronti a consegnare molti documenti che erano in giacenza. E faremo anche un lavoro di sistematizzazione degli indirizzi mail, dove per il momento rimarranno attivi anche quelli dell'emergenza Covid, quello che vi ho dato prima, per ancora un po' di tempo considerare operare. La mia preghiera ai connazionali è di convogliare le loro richieste soltanto su barcellona.info@esteri.it, perché questo ci consente di smistare adeguatamente le richieste. Al di là delle richieste che si riguardino espressamente l'emergenza Covid, parlo delle richieste normali di passaporti, carte d'identità e altri atti, perché purtroppo c'è una proliferazione di email che si ripetono, cioè noi riceviamo una specie di spam, cioè la mail invece di arrivare solo a info arriva a 4, 5, 6, 7 indirizzi contemporaneamente, generando maggiore lentezza nella trattazione. Quindi è molto meglio se le riceviamo soltanto su un indirizzo. Tra l'altro, perché intendiamo mantenere l'attenzione telefonica. Io è da sempre che dico il consolato ha bisogno di avere un canale di informazione aperto con i connazionali. Proprio l'esperienza del Covid ci ha permesso di testare questo filo diretto con i connazionali e di vedere quanto è proficuo. Quindi è ovvio che abbiamo risorse limitate, però che cercheremo il più possibile di offrire uno sportello di informazioni sempre meglio strutturato a fronte delle moltissime richieste dei connazionali, che però ci devono aiutare. Se sono disciplinati, se ci scrivono tutti allo stesso indirizzo, se hanno pazienza col telefono, perché ovviamente questi siamo 24 persone, quindi più di destinarne una o due a rispondere al telefono non riusciamo a fare altro. Poi c'è il centralino a pagamento, che ha una funzione secondo me limitata, però comunque ha una funzione anche quello di smistamento, e mi spiace molto che sia a pagamento questo centralino. Per quello voglio creare una finestra di informazioni anche più diretta, e abbiamo cominciato con l'emergenza Covid. Vorrei anche, se me lo permette Augusto, dare dei dati che possono far capire ai connazionali la mole di lavoro che noi stiamo svolgendo, perché io leggendo i commenti riflettevo sul fatto che mi dispiace moltissimo che il connazionale continua ad avere un'immagine di inefficienza del consolato, perché ovviamente ci sono casi nei quali il passaporto ci mette molto ad arrivare, ma magari anche perché ci sono degli intoppi nel percorso di questo passaporto, oppure anche perché ci sono dei momenti di forte intasamento data la domanda alla quale noi dobbiamo rispondere essendo così pochi. Però se guardiamo i numeri, è interessante, mi piacerebbe che i connazionali si soffermassero su questi numeri. Noi ogni anno iscriviamo circa 6.000 persone nuove alla nostra AIRE, che vuol dire più o meno 500 persone nuove al mese che vengono iscritte. Diamo in media 600 passaporti al mese,
In certi mesi ne diamo 800. In questo modo arriviamo a più di 7.000 passaporti all'anno. È una quantità enorme. Con le carte d'identità siamo a 3.000 carte all'anno e circa 250 al mese. E speriamo con il passaggio alla carta d'identità elettronica, che purtroppo si è rallentata a causa del Covid, di dare un altro salto di qualità anche sulle carte d'identità. I tempi dei passaporti, prima dell'emergenza, erano arrivati, per quanto riguarda Barcellona, a un 3-4 mesi di attesa, mentre per la rete onoraria li avevamo veramente azzerati a massimo 30 giorni, grazie al fatto che erano state introdotte le macchine per le impronte digitali, e quindi le nostre sedi di Valencia, Alicante, Maiorca e anche Ibiza possono prendere direttamente le impronte dei connazionali. Questa è stata una grande svolta. Ora, è ovvio che l'emergenza ci ha bloccati in quest'opera di velocizzazione e risanamento, però i numeri sono questi e mi piacerebbe che i connazionali si soffermassero un momento a pensarli. Indipendentemente dall'insoddisfazione del singolo, che capisco che ci possa sempre essere e che noi cerchiamo in tutti i modi di risolvere. Quindi, ecco, Giacomo, hai qualche cos'altro da chiedermi su questo? Sì, sì. Quindi volevo appunto riassumere, siccome ci sono stati molti commenti riguardo le tempistiche, e sembrava un terno al lotto, ognuno dice una cifra, quindi tu ci confermi che il tempo medio per un passaporto è di 3-4 mesi. Ovviamente in questo momento le cose sono più difficili, ma è ovvio, tutti lo possiamo capire, però togliendo appunto questo periodo, in genere il tempo medio sono 3-4 mesi. Approfitto anche per farti un'altra domanda che ci è pervenuta per email riguardo le pratiche per iscrivere i neonati, cioè, e per avere il documento che, di cui hanno bisogno per poter viaggiare. Sì, questa è una domanda estremamente importante, l'avevo vista anch'io, perché è una problematica difficile. È chiaro che il minore, finché non viene registrato all'AIRE, non può avere un documento di identità e si trova in una situazione molto complessa anche per l'assistenza sanitaria qui, eccetera. Quindi quello che noi stiamo facendo adesso abbiamo creato una specie di fast track interno su queste domande, per cui abbiamo una persona che si dedica espressamente solo a queste domande e sono quelle a cui stiamo dando priorità assoluta nella ripresa. Quindi io prego i connazionali di scrivere all'email che ho dato prima, barcellona.info, qualora avessero un problema di neonati, di bambini indocumentati, mettendo bene in evidenza nell'oggetto che si tratta di una richiesta di questo tipo, e queste richieste noi le facciamo passare avanti a tutte, ve lo assicuro, perché siamo consapevoli che si tratta di una questione cruciale. Benissimo, quindi diciamo, ecco, le persone che ci hanno scritto a questo riguardo, poi immagino che il consolato gli risponderà personalmente. Adesso noi abbiamo fatto la questione, diciamo, per dare l'informazione, poi nel concreto, diciamo, il consolato risponderà anche direttamente a queste persone che hanno scritto. Sì, noi adesso, tra l'altro, aspetta Augusto, una cosa, sì. Io guarderò tutti i commenti, no, che trovo sotto, e insieme ad Alessandra li esamineremo e cercheremo di dare riscontro sui casi puntuali a tutti quelli che ci hanno scritto segnalandoci un problema concreto che si può essere bloccato in questi mesi dell'emergenza. Quindi noi prenderemo visione di tutti i commenti che vengono fatti. Benissimo, quindi la gente, diciamo, che sta scrivendo poi comunque verrà tenuta in considerazione e appunto gli risponderete. Io raccomando a tutti, per favore, di scrivere sulla base dell'urgenza reale che avete. Cioè, è chiaro che anche voi in coscienza, se dovete a luglio per viaggiare, per andare in Italia perché finalmente si aprono le frontiere, ovviamente avete già depositato la domanda da gennaio e ovviamente scriveteci, però se sapete che potete attendere, lasciate priorità
a quelli che hanno veramente urgenza di viaggiare, perché poi tratteremo tutti i casi. Benissimo. Io passerei quindi alla domanda successiva che riguarda la nuova sede. Sappiamo che il consolato è in procinto di trasferirsi a una nuova sede più grande con migliori condizioni. Ovviamente i lavori si sono bloccati a causa del Covid. E quali sono le tempistiche per poter realizzare questo spostamento di sede, della sede consolare? Sì, appunto, purtroppo vi è stata un'ordinanza municipale che non ci ha consentito di continuare i lavori durante l'emergenza perché il nostro è un edificio condiviso con altre attività che erano in funzione, con, anche con privati che vivono nell'edificio. Quindi quello che si è potuto fare però è stato portare avanti i lavori condominiali sulla scala, la seconda scala di emergenza, che era un requisito fondamentale per poter operare anche noi come consolato. Quindi, siccome si potevano realizzare attraverso un'entrata separata, quei lavori sono stati consentiti. Quindi ora, entrando in fase 2, noi a breve dovremo riprendere e l'auspicio è, entro la fine dell'anno finalmente, di spostarci in locali che ci consentiranno di avere un ufficio informazioni dedicato, perché questo è il mio obiettivo, cioè avere due sportelli. Ai quali si possono dirigere con una fila separata le persone che chiedono informazioni e che poi, nel momento in cui si chiude l'orario del pubblico, possano rispondere al telefono. Quindi questo è molto importante. Un'altra cosa che non ho detto prima, Augusto, è che è molto, molto, molto importante segnalare con Nazionali, è che la riapertura che stiamo facendo dall'8 giugno è una riapertura condizionata alle misure di sicurezza che ci impone la normativa locale. Quindi noi possiamo aprire, ma al 40% della nostra capacità di ricezione del pubblico al momento e al 40% del personale in sede, perché dobbiamo fare due squadre che non si incontrino tra loro e che quindi in caso diciamo, si ammali qualcuno, non viene compromessa la funzionalità della sede perché c'è l'altra squadra che invece è sana perché non ha incontrato, diciamo, la squadra dove si potrebbe verificare, si è verificato, diciamo, si sarebbe verificato il caso. Quindi questo è importante perché non è che noi adesso apriamo il consolato e la gente arriva, butta, entra. Ci vorrà l'appuntamento. Noi calcoliamo di poter dare circa una trentina di appuntamenti al giorno. E li diamo in ordine di emergenza, di priorità, di necessità. Quindi abbiate molta pazienza. È nostra premura aprire sempre di più. Quindi, non appena ci consentiranno di aprire al 60% lo faremo, all'80% lo faremo, ma dobbiamo applicare strettamente la normativa. Non dipende, ecco, soltanto da noi. Quindi, scusami perché avevo dimenticato di dirlo e mi sembra importante. Benissimo. Io mentre tu parli stavo leggendo i commenti. Allora ricordo, noi non abbiamo, il tempo è limitato, quindi non possiamo rispondere in questo momento a tutte le persone che scrivono, però la console ha appena detto che poi prenderà visione dei commenti e poi quindi ciascuno avrà una risposta, insomma. Quindi in base a quello che voi state scrivendo, il consolato ne prenderà atto. In questa sede non entreremo in dettaglio perché altrimenti staremo qui fino a stasera. Io passerei ecco, alla prossima domanda che vedo che ci sono state appunto, abbiamo ricevuto diverse domande che riguardano questo aspetto, e cioè il fatto della scuola italiana. Come ben sai, sono usciti diversi articoli sulla stampa e quindi ci sono circa 650 famiglie italiane che hanno figli nei vari cicli della scuola italiana di Barcellona e che vogliono avere delle notizie riguardo quello che succederà, quindi per sapere se la scuola riprenderà regolarmente e insomma, ecco, tranquillizzare le persone o no, diciamo, questo lo dovrai dire tu, in base, diciamo, voglio dire che anche le famiglie si possono organizzare con i loro figli, ecco. Sapendo che comunque è anche tardi per fare le prescrizioni in questo momento, eventualmente in un'altra scuola.
Allora, la questione della scuola innanzitutto va chiarito un punto. Le istituzioni italiane e il Ministero degli Esteri hanno estremamente a cuore l'insegnamento dell'italiano all'estero attraverso le scuole italiane. Noi abbiamo non tante scuole nel mondo e quella di Barcellona, così come quella di Madrid, sono scuole di eccellenza, delle quali andiamo estremamente fieri a livello didattico. Per questo motivo non è in discussione la continuità dell'attività della scuola italiana a Barcellona. Ed entrando un pochino più nello specifico, vi sono tutta una serie di questioni di carattere tecnico che si stanno gestendo attraverso un negoziato, attraverso i legali attraverso figure legali che stanno trattando con la proprietà degli edifici, degli attuali edifici della scuola, ma lo spirito è quello di dialogo, di collaborazione, di raggiungere una soluzione. Però va chiarito, che esistono delle garanzie di sicurezza per lo svolgimento di un'attività scolastica sulle quali non si può transigere. E nel momento in cui, dopo molti anni di attività di queste scuole, proprio in sede di verifica, nel momento del rinnovo contrattuale, si è verificato che non erano presenti le garanzie necessarie a livello formale, ma anche sostanziale, di sicurezza per poter svolgere l'attività scolastica e che quindi la proprietà non era in. Non ci poteva fornire certezza su questo punto, ovviamente abbiamo dovuto fermare le macchine e capire come risolvere questa questione. Detto questo, noi siamo, come vi dicevo, in negoziato con la proprietà degli edifici. Siamo tra l'altro in una continua relazione con le autorità locali che hanno il nostro stesso interesse a mantenere l'attività della scuola italiana a Barcellona. Questa è una scuola che non viene frequentata solo da italiani, è una scuola che ha educato generazioni e generazioni di catalani e che ha educato moltissime figure anche di grande prestigio della società catalana, di grande livello. Quindi non è, anche per le autorità locali non è in discussione che questa scuola possa non proseguire nelle sue attività. Per questo motivo, loro stessi ci avevano offerto, data la situazione dell'emergenza, di poter rimanere in questi locali ancora per qualche mese, ancora per il periodo necessario a concludere il percorso. A concludere il percorso di messa a norma di quello che si può mettere a norma o di individuazione di soluzioni alternative, proprio perché è chiaro che in questi mesi anche le nostre ricerche e i nostri negoziati sono andati più a rilento. Quindi noi abbiamo anche questa disponibilità da parte delle autorità locali, sulla base però di misure molto precise che stiamo capendo insieme a loro, di sicurezza e di prevenzione dei rischi. Perché, come dicevo, nessuno può transigere una scuola pubblica, una scuola finanziata dallo Stato italiano. Sicuramente non può non rispondere alle esigenze di sicurezza necessarie perché tutto si svolga per il meglio, perché l'attività didattica, perché i lavoratori della scuola lavorino in sicurezza. Quindi, mi spiego, si potrebbe anche avere qualche mese in più da parte delle autorità locali, ma con un percorso molto chiaro, molto, molto rigido, molto preciso, sul quale le autorità locali non ci hanno abbandonati neanche un minuto. Quindi noi in tutti questi mesi, che sembravano mesi di silenzio, abbiamo continuato comunque a dialogare e a lavorare sia con la proprietà sia con le autorità locali. Questo va chiarito. Quindi, in conclusione,
Io mi sento di rassicurarvi pienamente sul fatto che la scuola continuerà a funzionare a settembre in edifici adeguati alla normativa locale, sia temporaneamente adeguati, sia adeguati definitivamente, che è quello che noi vogliamo raggiungere, perché si tratta di arrivare ad una soluzione chiara, definitiva, per tutte le famiglie. Io capisco profondamente la preoccupazione delle famiglie. Mi rendo conto che dal punto di vista di una famiglia queste sembrano delle questioni burocratiche, ma non lo sono. Non lo sono, perché nel momento in cui si dovesse verificare un incidente, un dramma a scuola, le famiglie sarebbero le prime a chiederci conto del perché non abbiamo operato con il dovuto approfondimento sulle questioni di sicurezza. Quindi si tratta di lavorare insieme, con fiducia. Si tratta di chiedere alle famiglie fiducia nelle istituzioni. Purtroppo l'emergenza Covid ha creato una situazione ancora di rallentamento, ma i tempi per risolvere la situazione ci sono. Basta mantenere la calma, non creare polemiche inutili e lavorare al risultato. Diciamo, questo è un po' la posizione sia del consolato, sia della dirigenza della scuola, sia del Ministero degli Affari Esteri. Certo, quindi possiamo tranquillizzare le famiglie garantendo che a settembre la scuola rinizierà regolarmente? Certo, la scuola deve riniziare regolarmente, come dicevo, in edifici adeguati. Però la scuola deve iniziare regolarmente, ci mancherebbe altro. Lavoreremo e stiamo lavorando con tutti gli interlocutori e anche le famiglie, cioè noi le famiglie le stiamo informando, ma anche questo è un punto che voglio chiarire. Non è possibile condividere minuto per minuto le trattative o le riunioni che stiamo facendo con il comune, perché questo creerebbe caos invece che spianare la strada verso la soluzione. Dove le famiglie possono aiutarci, e molte famiglie lo hanno fatto, e anche il Comitato dei Genitori l'ha fatto in varie occasioni, condividendo con noi informazioni anche su possibili soluzioni, offrendoci anche il loro contributo a livello fattuale. Questi sono contributi utili. Ci sono state famiglie che ci hanno segnalato edifici disponibili, edifici che si sarebbero potuti visitare, e noi li abbiamo visitati e li stiamo vagliando. Benissimo. Quindi sì, questa non è la sede evidentemente per entrare nei dettagli, anche perché ci sono delle negoziazioni in corso e non è certo una diretta il luogo per parlarne. Però diciamo quello che le famiglie vogliono sapere è appunto essere tranquillizzate sul fatto che i loro figli potranno riprendere regolarmente la scuola, dopodiché sarà a vostra cura trovare la soluzione in un modo o nell'altro. Esatto. Ecco, io passerei alla prossima domanda, che è quella dell'Istituto di Cultura. Sappiamo che tu in questo momento stai occupando anche la carica di direttore dell'Istituto di Cultura e che comunque è stato già nominato un nuovo direttore, e volevo sapere chi sarà e quando arriverà e prenderà possesso del posto qui a Barcellona. Sì, io credo che il nostro nuovo direttore ci stia anche seguendo, perché ci siamo sentiti proprio giusto ieri e l'ho informato anche di questa intervista. Si chiama Lucio Izzo, viene dall'Istituto di Cultura di Rabat e arriverà verso appunto la fine di agosto. È già stato già predisposto il suo movimento verso la nostra sede. Sono già mesi che lavoriamo insieme in un dialogo continuo, anche molto entusiasmante, perché insomma siamo molto in linea sul lavoro che vogliamo svolgere a Barcellona, e quindi stiamo lavorando su molte nuove idee per ripartire, nuovi progetti.
Vorrei intanto ricordare che l'istituto ha continuato a lavorare e a funzionare e qui ringrazio gli insegnanti che hanno lavorato molto e molto bene e anche il personale dell'istituto per offrire i corsi online di italiano. Noi non abbiamo avuto praticamente quasi nessuna defezione rispetto ai corsi presenziali. Questo è stato un grandissimo risultato e ne andiamo molto fieri, tanto che vorremmo poi mantenere l'offerta di corsi online anche dopo che finirà l'emergenza, perché ci sembra uno strumento estremamente utile e proficuo. Poi stiamo lavorando su progetti molto interessanti con una rete di artisti che aveva creato il direttore precedente, Angelo Cioè. E Angelo aveva creato una banca dati, un sito dedicato agli artisti italiani residenti a Barcellona, Mare, e stiamo lavorando con gli artisti di questo sito per un progetto collettivo. Quindi grazie anche a questa rete gli artisti si sono conosciuti, perché molti di loro non si conoscevano, e stiamo lavorando insieme per un bellissimo progetto collettivo da realizzare nel corso, già avviare quest'anno e realizzare nel corso del prossimo anno. Poi abbiamo Fellini, con il quale avevamo inaugurato a inizio anno. Posso già dirvi che la mostra di Fellini riprenderà la mostra alla quale abbiamo collaborato con la Filmoteca di Catalunya, che è un nostro importante interlocutore, riprenderà e riaprirà le porte, ce l'hanno confermato ieri, quindi vi invitiamo a visitarla perché è una mostra bellissima di David Lynch dedicata a Fellini. E poi partiremo con la rassegna Fare Cinema, tutta online. Il Ministero ci fornirà a breve le informazioni da diffondere, si svolgerà a metà giugno la rassegna Fare Cinema. Sempre per quanto riguarda i corsi di lingua faremo gli esami CELI, quindi l'emergenza non ci ferma, proprio nella penultima settimana di giugno terremo in istituto con tutte le misure di sicurezza gli esami per le certificazioni di lingua. E inoltre abbiamo già previsto una residenza d'artista con l'artista italiana Marina Savona, che risiede a New York, con la quale era prevista una mostra. Questa mostra, poi grazie al rapporto con una galleria d'arte che ospiterà la mostra, che si chiama Chiquitas Room, diventerà anche una vera e propria residenza. Quindi l'artista ci accompagnerà nel corso dell'autunno, fine autunno, inizio inverno, per un bel periodo. Queste sono delle anticipazioni, poi ci sarà molto di più, ci saranno degli eventi, ci sarà tutta una rassegna dedicata alla scienza, sulla quale stiamo lavorando con due delle più eminenti scienziate italiane residenti qui. Le voglio nominare perché ne vado molto fiera, che sono Caterina Biscari, la direttrice del Sincrotone, e Nanda Rea, premiatissima, giovane scienziata. Quindi insomma con loro stiamo pensando a un ciclo di conferenze sulla scienza che potremo fare sia presenziale sia virtuale a seconda della situazione. E poi ci saranno i tradizionali appuntamenti, no? Della settimana della lingua, della cucina, dell'Italian Design Day che è stato spostato, insomma speriamo di riprendere in forze. Benissimo. Quindi queste un po' le principali novità, poi quando arriverà il direttore ovviamente ripartirà con la programmazione. Certo. Io volevo passare all'ultima domanda, anche perché stiamo sforando i tempi che ci eravamo concordati, abbiamo parlato prima che state organizzando come consolato un evento per il 29 giugno, un evento culturale che si farà in parte online, in parte presenzialmente, e se ce lo vuoi raccontare e anticipare approfittando questo momento, così gli italiani interessati potranno partecipare. Sì, allora, purtroppo quest'anno non si sono potuti fare festeggiamenti tradizionali del 2 giugno, che noi abbiamo sempre fatto con una festa di piazza aperta a tutta la cittadinanza. Era un momento bellissimo di incontro con la collettività, al quale partecipavano 3-4 mila persone insieme alla Camera di Commercio, c'era l'evento gastronomico del Taste It, c'erano territori italiani che si spostavano in forze a Barcellona. Purtroppo questo non si è potuto fare. Tra l'altro il Quirinale, giustamente,
ovviamente ci ha indicato di svolgere la festa in modo molto sobrio. L'abbiamo fatto con alcuni messaggi che ho inviato alla collettività, con dei doni virtuali, questo bellissimo ebook sulle piazze italiane, vuote ma meravigliose, e poi un mio messaggio che penso moltissimi avranno ricevuto, ma che comunque si può visionare anche sul sito del Consolato, e la splendida esecuzione da parte dell'Accademia Chigiana dell'Inno Nazionale, che veramente ci ha commosso tutti, no? Questa esecuzione in contemporanea, ognuno da casa sua. E, che cosa abbiamo pensato allora? Abbiamo pensato però comunque a fine giugno di fare un evento di amicizia. Vi parlavo prima di questa frattura, di questo dolore, di questa interruzione delle comunicazioni. Noi crediamo che proprio le città e i cittadini possano essere i motori della ripartenza delle relazioni tra l'Italia e la Spagna, in particolare del rapporto così stretto, così bello e così intenso tra Barcellona e la nostra Italia. E quindi abbiamo pensato ad un evento che si chiama Sotto le stelle in Piazza Grande, che è un verso della meravigliosa Piazza Grande di Lucio Dalla. Un evento nel quale interverranno anche la sindaca di Barcellona e stiamo appunto parlando con il sindaco di Milano per appunto anche il suo intervento, quindi un dialogo, perché Milano e Barcellona, due città colpitissime dal Covid, due città estremamente smart, no? Che hanno dimostrato di coinvolgere i cittadini attivamente, che hanno approfittato della situazione del Covid per riempire la città di piste ciclabili, ad esempio, no? Una encomiabile iniziativa, ne faccio un esempio piccolissimo. Quindi vorremmo dialogare con questi sindaci e tutti si potranno collegare registrandosi precedentemente i connazionali e anche gli amici dell'Italia in streaming. Daremo tutte le informazioni a breve, l'8 giugno manderemo un save the date. Lavoriamo insieme a Casa SEAT su questo evento, che è il nostro partner, tanto che faremo la parte presenziale proprio presso Casa SEAT, cioè ci sarà un piccolo numero di partecipanti che, a seconda di quello che permettono le regole, che assisteranno a questo dibattito, diciamo, con l'alcaldessa, e poi a una performance musicale che si farà live da Barcellona e con un collegamento da Roma, con tanti artisti, tra questi cito soltanto velocemente Tosca, per esempio, no? che è una grande artista. Ci saranno molte sorprese, non voglio ora rivelare tutto. Ci sarà la banda Bardot da Roma, che anche quella, insomma, è una bellissima sorpresa, e che speriamo di poter portare poi tutti questi artisti live qui, di poterceli godere dal vivo. Sono stati straordinari. Volevo dire anche questo, che questo evento si sta realizzando ovviamente con poi abbinato ad una raccolta fondi per la ricerca sul Covid, e si sta realizzando con una collaborazione sia da parte dei tecnici, cioè di tutti quelli che saranno dietro l'evento, sia da parte degli artisti, straordinaria, veramente quasi gratuita, cioè un sostegno abbiamo avuto da tutti, da Casa SEAT, dalle istituzioni, insomma siamo veramente contenti, speriamo che possa essere un momento di ripartenza, e siamo anche nervosi perché è la prima volta che facciamo una cosa del genere, quindi chiediamo anche al pubblico di perdonarci. Useremo una piattaforma estremamente innovativa creata in Italia, che permette un'interazione con il pubblico, della quale appunto poi sta in lancio in questi giorni, quindi poi ve ne parleremo più diffusamente. E quindi insomma ci mettiamo molto in gioco con questo evento, quindi vi chiediamo anche di sostenerci, di guardarci con benevolenza, perché vogliamo fare un evento ben fatto, ma non siamo una multinazionale dello spettacolo. Lavoriamo anche con l'impegno e l'entusiasmo che vogliamo condividere con la collettività. Quindi ecco, questo un po' è il contesto di questo evento. Benissimo. Gaia, ti ringrazio per il tuo tempo, per aver dato queste risposte. Io stavo leggendo in tanti commenti, alcune persone ripetono lo stesso commento varie volte, ma vi ho detto che poi i commenti che state facendo, che avete fatto, verranno comunque visionati, quindi vi verrà risposto. Non entreremo in questa sede a rispondere a ciascuno, perché ovviamente se no abbiamo già sforato il tempo che ci eravamo fissati.
Niente, staremo appunto in attesa di avere altre notizie sull'evento che avete in programma per il 29 giugno. Ti ringrazio di nuovo, ringrazio gli ascoltatori che si sono collegati e che poi vedranno questo video anche poi in differita. E quindi niente, ci vediamo alla prossima intervista che stiamo preparando. Sì, Buongiorno a tutti. Vuoi dire sì, un saluto finale? vorrei soltanto salutare tutti, ringraziarvi per avermi ascoltata, tutti e tutte, e vorrei anche dirti, Augusto, che veramente ti sono estremamente grata, e che sono disponibile, se questo può essere utile per i connazionali, può far piacere, ad organizzare anche una serie di incontri scadenzati, cioè possiamo anche rivederci, possiamo anche trovare altri temi di quali parlare, possiamo anche entrare più in temi specifici, potremmo anche coinvolgere Alessandra in questo, appunto, la console. Potremmo organizzare, se lo lancio qui così, mi è venuto in mente in questo momento, potremmo organizzare anche così, un foro di dialogo. Ovviamente con una scadenza che poi possiamo decidere, però a me piacerebbe molto perché io voglio che i connazionali capiscano che il consolato non è distante, noi siamo pienamente consapevoli delle loro problematiche, le viviamo anche noi da cittadini, quindi mi piacerebbe se vuoi che ci immaginassimo un dialogo anche più insomma, anche continuo e periodico. Certo, bene, ne parleremo, ci organizziamo e poi daremo tutte le informazioni. Io Bene. chiuderei qui quindi e niente, ci sentiamo con la prossima intervista. Grazie di nuovo Gaia e grazie agli ascoltatori che hanno passato quest'oretta in compagnia con noi. Grazie, arrivederci. Arrivederci.